Dalla commozione per l'addio al Partito Democratico di Vasco Errani alla voglia di mettersi in gioco nel nuovo progetto politico Articolo 1 Movimento Democratico e Progressista. Anche la consigliera comunale di Faenza, Ilaria Visani, ha deciso, assieme ai consiglieri degli Esposti e Ortolani, di lasciare il Partito Democratico. Una decisione sofferta dopo oltre 10 anni di militanza PD, ma necessaria, come ci racconta in questa intervista. L'addio di Vasco Errani per il Partito Democratico doveva essere un addio che faceva male a tutti, al Partito Democratico in primis, perché soprattutto nel nostro territorio, nella nostra regione, un uomo come Vasco Errani ha contribuito alla nascita e alla crescita del Partito Democratico e anche dei partiti che hanno portato al Partito Democratico. Quindi quella fetta di dirigenza con cui la mia generazione ha imparato a far politica e che ci ha saputo dimostrare che si può amministrare in modo virtuoso e saper innovare veramente un territorio. La commozione, vabbè, io sono una persona emotiva, quindi un po' è dovuta a quello, e poi è dovuta al fatto che una settimana fa io ancora di decisioni prese non ne avevo, e quindi quel giorno lì erano veramente tanti dubbi, come poi ho detto anche nell'intervento che ho fatto. C'erano tanti motivi razionali per decidere già sabato scorso che era il caso di uscire, ma c'erano tanti motivi forse più affettivi che non politici per decidere di restare. Alla fine io ho ormai 31 anni e sono ormai 11 anni che faccio politica, anzi ormai 12 anni che faccio politica, ne ho fatti 10 nel Partito Democratico. Ho investito tutta me stessa in questo progetto. Qual è stata la delusione più grande, diciamo così, di questo percorso, ecco, comunque, a cui dai fine, inizi l'anno nuovo? Allora, credo che non sia la fine di un percorso, ma un cambio più che una fine. Di sicuro quella mia e di altri come me del Partito Democratico è una sfida persa. Noi avevamo scommesso sul fatto che il Partito Democratico potesse essere veramente il luogo dell'unità del centro-sinistra, dove poter far convivere e collaborare in modo positivo quelle tradizioni e quelle anime che hanno sempre dato vita al centro-sinistra. E secondo me oggi il Partito Democratico dimostra di aver perso questa sfida. Gli ultimi 3 anni sono stati molto difficili, un po' a livello nazionale, perché insomma, diciamo che il Partito Democratico nazionale di tutte le sue aree non ha dimostrato di essere all'altezza di quello che doveva essere il suo ruolo in questi anni difficili. E questo è stato un grande rammarico. E ripeto, qui la colpa va distribuita abbastanza equamente, fermo restando che chi ha la maggioranza del partito ha sempre oneri onori. E per quanto riguarda il locale, più o meno ha rispecchiato la dinamica del nazionale, nel senso che c'è una parte del Partito Democratico che guida questa forza, questo territorio da diversi anni, in un modo che non sempre ci ha trovati d'accordo e soprattutto non sempre ci ha dato modo all'interno del partito, perché non abbiamo mai cercato visibilità esterna, di poter intavolare davvero la discussione su alcuni punti che secondo noi sono chiave per l'amministrazione di un territorio e il governo del territorio, la gestione del welfare, dove deve andare l'unione dei comuni, tutta una serie di passaggi politici e amministrativi che avremmo voluto affrontare in un altro modo. Adesso invece con questo nuovo progetto, insomma, avrete modo, insomma, di sviluppare un po' quello che tu ci hai raccontato, insomma, tramite. Poi, come abbiamo spiegato nel comunicato, non abbiamo la minima intenzione di fare una battaglia al PD. Non ci sono rimorsi, rimpianti o vendette da consumare. Ecco, questo ci tengo e che sia chiaro. Noi abbiamo deciso di rimanere in Consiglio Comunale perché crediamo ancora nel progetto col quale siamo stati eletti 2 anni fa, no? Direi sì, 2 anni fa. E a quello rimaniamo fedeli, quindi non è che da domani cambia qualcosa da questo punto di vista. Dal punto di vista amministrativo rimaniamo convintamente in questa maggioranza, dal punto di vista politico cambierà, credo, qualcosa, nel senso che prima eravamo una voce di minoranza in un partito e per come abbiamo sempre vissuto il partito noi ci si adegua un po' alla maggioranza, le battaglie si fanno internamente, se si vincono bene, se si perdono, pazienza.
vince la maggioranza ed è quella la voce che esce. Ovvio, uscendo saremo un po' più liberi certe volte di dire quello che pensiamo su determinati argomenti, che non vuol dire non essere d'accordo su niente di quel che dice il Partito Democratico. E l'obiettivo tra, diciamo così, tra 5 anni qual è? Io spero solo che questo sia il primo passo per trovare un campo largo del centro-sinistra in cui il Partito Democratico, mi auguro, sarà uno dei protagonisti. Però si deve trovare un po' più a sinistra del Partito Democratico una forza aggregante che finora non c'è stata. Io mi auguro che questo movimento articolo 1 democratico progressista riesca in questa sfida, che è la vera grande sfida che questo paese ha dimostrato finora di non essere mai stato capace di vincere.